Buongiorno. Buongiorno, sono le 3:30. Ok, benvenuti nella mia cucina. Wow. Vi faremo vedere come si fa a esplodere. Prendi a calci il forno, amore. Chiudi l'attacco e fa benedetta Parodi. Così a cattiveria. Sì. Schiaff. Ed è lì che schizzò tutto il cioccolato. Esplosione di torta. Vabbè. Di fondue alle cioccolate. Ulala e ulala. Salve. Conte, ciao, cura minga. Aia. Comunque, sì. Aia, mi hai fatto malissimo. Sei morto davvero. E tu ti muovi, se stai ferma ti mordevo poco. Comunque, stiamo facendo la stiamo facendo la fondue alle cioccolate. Fondant au chocolat. Fondant au chocolat. Insomma, avete capito? Con Silvia sono allenata. Silvia, adesso ti chiamiamo, lo devi dire tu in viva voce. Prendi il telefono. No, dorme. Da lei dorme. Dettagli, vabbè, comunque. Non devi toccarla. Lascia stare lì. Comunque, io tra poco devo andare, perché infatti la stiamo facendo un po' al volo. Tra tre quarti d'ora neanche vado via, vado a prendere Fede a scuola, poi lo porto vado un attimo al supermercato, poi lo porto a catechismo e poi oggi ho la riunione. Non è come tema. Ho la riunione, smetti. Ho la riunione individuale. Quindi mi diranno se Fede è bravo a scuola o meno. Uffa, ma mi fai parlare? Vieni qua che ti faccio vedere un gettatetto con l'insegnante. Dai. Beccata. Cosa stai facendo, amore? Niente. Ecco. Allora, farina. Lo zucchero. Oddio, che casino che c'è qua dentro. Vabbè, non guardiamo. Poi? Zucchero. Sì, lì ho i piatti da lavare per il pranzo. Aspettate, 0, 5. Guardate come si concentra. Però tutta. 5, perché mette 5? No, è 50. No. No. Spegni. Quindi? Spegni. Tan, tan. Momenti di avvolare. Voilà. Torta pronta, solo da infornare. No! Ma perché? Perché è buona. Sei un golosone. Sì. Ok, adesso sistemiamo tutto questo putiferio. Io vado a prendere Fede a scuola. Cioè, esatto. Oh. E ci vediamo dopo. Qui la nostra. Qui la nostra piccolina ha appena finito di mangiarsi la pastina. È una buona fruttina. Ah, frutti misti. Vero, amore? Vero? Vero sì o no? Che c'è? Cosa hai sentito? Ma addirittura. Sì, va bene, va bene. Non svegliamo troppo. Perché noi mamme facciamo sempre questa fine? Che corriamo. Sono in ritardo. Oh. Ho i colloqui di Federico. Devo correre. Oddio. Dovrei già essere lì. Ce la faccio, ce la faccio. Allora ragazze, riunione finita. Sono rimasta comunque contenta, contentissima dei responsi delle maestre. Mi hanno detto che è bravo, prende bei voti. In effetti lo intuivo, perché comunque sul diario scrivono sempre i voti, quindi prende sempre 8-9, insomma non mi posso lamentare. È solo un pochino distratto, ma d'altronde quale bambino non lo è in seconda elementare, lo dicevano anche a me tra l'altro. E quindi niente, adesso sto aspettando che esce da catechismo e poi volo a casa, anche perché fa un freddo cane. Oh, apriamo un po', vediamo un po' il risultato. Speriamo non abbia bruciato i lati. C'è un qualcosa, no. Qualcosa. Qualche antennino. Vai. Ha fatto la crosticina lì per quello. Dove? L'ho raccolto prima. È uscito un goccino. Sì, pronta, bene. Mi piace. Bella compatta, senza bolle. Credo sia quella che mi è venuta meglio, ma ve lo dirò quando l'assaggio. È giunto il momento della verità. Da, 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 da. Bella compatta, è venuta proprio bene stavolta. Quasi già
si hanno sensazioni belle compatte. Sì. Oh, sentite il ciaf ciaf del coltello nella... Hai capito, me ne devo fare tre, va? E vedi tu, se ne vuoi fare meno e tu non le vuoi mangiare, basta dirlo, eh. Prendi tre pezzi di scotch. Allora. Però vi faccio vedere in anteprima, vediamo un po' se sì, è venuta perfetta. Allora, quella è la tua. Questa è di Fede e questa è la mia. Ma no, dai che si rompe. Come ma no? Ma no. Ma le fate tu le fette? No. Ma come ma no, amore? Adesso faccio un assaggio in diretta. Allora vado anch'io ad assaggiarla. Allora ragazze, per festeggiare il bellissimo colloquio di Federico, stasera abbiamo voluto ordinare a sorpresa la pizza. E lui non sa nulla, è una sorpresa. E pensavo di farvi il video mukbang pizza di famiglia, quindi insomma penso che arriverà a questo punto poi dopo questo video. E niente, vi volevo dire che pizza abbiamo preso, se me lo fa vedere. Sì, allora ho preso la tradizionale Wurster per Federico, anche perché su... come si chiama quest'app che utilizzo ogni tanto? Dopo ve lo dico. Aspettate. Allora, abbiamo preso tradizionale Wursti, tradizionale Boscaiola, tradizionale Vivaldi, che sono appunto con carciofi, tipo una quattro stagioni, per farvi capire. Poi ho preso le alette di pollo e la Coca-Cola, perché stava tutto al 50% tramite app. E questa qui è l'app di... Domino's Pizza, che è buonissima, la pizza simile americana, diciamo, che c'è appunto aperto qui in Italia ed è buonissima. E c'era appunto questa super offerta del 50% di sconto su tutto l'ordine, quindi pagato una cavolata. E abbiamo preso tre pizze, le alette e la Coca-Cola, quindi dopo questo video troverete anche il mukbang, quindi dopo lo registrerò. E niente, adesso vado a finire di sistemare in attesa che arrivi l'ordine. Sistemo, lavo quei due piatti rimasti. E niente, Riccardo si sta riposando un po', così dopo è in forma per fare il video. E Fede si sta guardando un video dei suoi preferiti. E abbiamo preso tre pizze Domino's perché c'era lo sconto del 50% e ne abbiamo approfittato, era l'ultimo giorno. Quindi abbiamo una Wurster per Federico. Olè! Qua c'è la mia, che è tipo una quattro stagioni, non ricordo come la chiamano quelli di Domino's. Comunque prosciutto, olive, funghi e carciofini. Taran! Sono buonissime quelle di Domino's. Olè! E per Ricky, non me la ricordo, no, Boscaiola, semplice. Boscaiola. La mia è Vivaldi, mi è venuto in mente il nome, la sua è Boscaiola. Una semplicissima Boscaiola. Una semplicissima Boscaiola, aspetta che giro il cartone. Ma prima, una letta a testa? Una letta a testa. Che buona. Bagnomo. C'era scritto salsa barbecue inclusa, tu l'hai vista? Magari c'è dentro il pollo. Penso. No, anzi secondo me no. No. C'è anche la gnometta gnomosa, che è qui nella sdraietta che ha appena finito di pappare. No, mi chiedete sempre il mukbang. E l'ultimo sondaggio che ho fatto mi avete chiesto, cioè vi ho chiesto cosa volevate che mangiassi, mi avete detto quasi tutte qualcosa fatto in casa. Pasta, poi vabbè c'è anche chi mi ha detto pizza, sushi. Però la maggioranza cose fatte in casa, però. E se cose fatte in casa perché se non abbiamo... No, mi hanno chiesto anche pizza, però... Visto che oggi abbiamo preso la pizza, ho detto vabbè lo faccio. Poi questo è di famiglia, poi lo farò da sola. E quindi, c'è ancora? Wow! Solitamente sono super veloci.
mezz'ora arrivano. Stasera invece Nala, stasera è arrivato un po' tutto freddino. Lui in tutto il video dirà solo come in ogni mukbang familiari, perché io sono quella che parla, allora, e lui mangia e dice semplicemente perché nei mukbang non ho la più pallida idea di cosa dire. E lui quindi lei parla, che è tanto abituata a parlare di cos'è? Che c'è? Dai amore, dici qualcosa su. Qualcosa su. Nala mi sta guardando implorante. Ragazze, mini pezzettino per salutarvi, perché mi sono addormentata sul divano. Abbiamo mangiato la pizza, abbiamo fatto il mukbang pizza, anche se siamo tutti e due un pochino stanchi, quindi boh, non so se, cioè, non sarà divertente come al solito, quindi adesso vedrò se pubblicarlo o meno, però insomma spero vi piaccia comunque. E niente, io vado a dormire, a domani, buonanotte.